si parla di economia circolare quando c'è l'intenzione di riconvertire un rifiuto in una potenziale risorsa. Questo può avvenire attraverso pratiche di riutilizzo, di riciclo, ma anche ricondivisione. Sono una serie di operazioni che possono presentare un duplice vantaggio. Il primo è quello di ridurre la dipendenza da risorse vergini, di cui fanno parte anche quelle fossili che sappiamo essere limitate, mentre l'altro grande vantaggio è ridurre gli impatti ambientali associati alla gestione dei rifiuti, dato che se parte di essi vengono riconvertiti in risorsa, ad impianto di smaltimento, in discarico, incenerimento, ne finirà una quantità decisamente inferiore. Al Tecnopolo siamo attivi su diversi aspetti, nella fattispecie stiamo portando a termine un progetto in collaborazione col distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli, in cui abbiamo, grazie alla collaborazione di tutte le aziende coinvolte, mappato la serie di flussi di rifiuti gestiti all'interno della provincia e stimato l'impatto ambientale associato allo scenario di gestione dei rifiuti. All'interno di questa mappatura abbiamo individuato dei quantitativi importanti nell'ordine delle centinaia di tonnellate di scarti, residui di pellame e cuoio, e stiamo ora investigando nel mercato l'esistenza di start-up o aziende che si occupano della valorizzazione di essi. In questo modo possiamo proporre al distretto la possibilità di riconvertire questi materiali e ottenere quindi delle risorse utili per il mercato, impedendo che finiscano in discarica o in inceneritore. Diventa importante, quando ci si approccia a pratiche di circolarità, anche verificare che esse siano sostenibili. Questo perché recuperare, riciclare un materiale spesso implica l'applicazione di processi chimici, processi fisici, e questi comportano un impatto ambientale. È quindi importante applicare anche metodologie di calcolo dell'impatto ambientale, come l'analisi del ciclo di vita, Life Cycle Assessment, noto anche come LCA, in modo da quantificare e confrontare gli impatti ambientali di un recupero con l'ottenimento di un prodotto da materiale vergine. Quando parliamo di impatti ambientali ci riferiamo in particolare a emissioni di gas climalteranti, consumo idrico, consumo di suolo, ma ecco, in base al metodo di calcolo scelto possiamo visualizzare uno spettro veramente ampio di categorie di impatto. Sono Irene, una ricercatrice postdoc in chimica analitica e lavoro qui al Tecnopolo di Rimini dall'inizio del mio dottorato, quindi da circa 4 anni. Mi occupo di vari progetti che riguardano la chimica e l'ambiente, tra cui l'analisi di contaminanti emergenti appunto in ambiente, ma anche altri progetti riguardanti la cattura della CO2. Il progetto quindi di cui mi occupo si chiama Absalt ed è un progetto di cooperazione internazionale che ha l'obiettivo di progettare dei materiali solidi assorbenti in grado di catturare la CO2 dall'atmosfera e inoltre un altro obiettivo è quello della rigenerazione di questi materiali al fine di creare un rifiuto pari a zero o comunque di minimizzare un rifiuto nel processo di cattura della CO2. Il potenziale di questo progetto è quello di un'applicazione a livello industriale. Si può pensare ad esempio applicazioni a livello di processi industriali in cui ci sono emissioni da parte di ciminiere, per cui si può andare a minimizzare l'emissione di CO2 in corrispondenza di questi processi, andando a mitigare quello che è l'impatto di queste industrie sull'emissione della CO2. I materiali studiati da questo progetto Absalt sono materiali appunto solidi e assorbenti, composti da due tipologie di materiali in realtà, silice e polietilenimmina, che è un polimero azotato. La progettazione, quindi lo studio di questi materiali, è tale per cui già in fase di design di questi materiali questi siano studiati al fine di essere rigenerati al termine del processo.
Quello di cui ci occupiamo qui al Tecnopolo è la caratterizzazione di questi materiali, quindi lo studio delle proprietà chimiche e meccaniche al fine di valutare la potenzialità di questi di essere rigenerati a fine processo. Con rigenerazione si intende quindi il reinserimento nel ciclo di produzione. In particolare da questi studi sta risultando un buon potenziale di questi materiali per una componente di questi materiali può essere effettivamente rigenerata, quindi rientrare nel ciclo di produzione, mentre per un'altra componente è necessaria una diversa applicazione. Grazie alla ricerca abbiamo valutato possibile la valorizzazione di questo scarto nella produzione di composti chimici che possono essere di interesse industriale. Quindi andando a da un lato rigenerare un componente, dall'altro valorizzare un secondo componente che sarebbe invece diventato uno scarto, si ha una buona prospettiva di cattura della CO2 in un'ottica di economia circolare.